Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Nina Morić si lascia andare ad una confessione struggente di fronte al pubblico. La modella ha attraversato l'inferno. La modella croata Nina Morić rappresenta uno dei personaggi più chiacchierati dello show business sin al suo rapporto travagliato con Fabrizio Corona. Legame che ha dato i natali a Carlos, figlio della coppia. Dopo alcuni teatrini televisivi che hanno minato la sua immagine pubblica, Nina Morić si è ritirata a vita privata, ed ha decisamente rarefatto le sue apparizioni in video. In parallelo, Carlos avrebbe abbandonato la casa materna, e ripiegato per una sistemazione accanto al celebre padre. L'ex re dei paparazzi, però, ha recentemente dichiarato a Belve, che il figlio avrebbe manifestato negli ultimi mesi alcuni disturbi psicologici e comportamentali. Risorta come un'araba fenice, Nina Morić ha accettato di rendere un'intervista a Silvia Toffanin nel parterre di Verissimo, ed in tale occasione ha finalmente ragguagliato il pubblico circa le sue ultime vicissitudini, dall'abuso di sostanze illegali fino alla solitudine più schiacciante. Ha inoltre rischiato la vita a causa di una pericolosa patologia. Ma dopo un lungo periodo di tormenti interiori sembra aver raggiunto una consapevolezza tutta nuova. Nina Morić si confessa. Ho attraversato la follia, Nina Morić ha rivelato a Silvia Toffanin. Sono stata colpita dallo stafilococco aureo, mi hanno dato antibiotici troppo tardi. Sono andata in sepsi. Ho chiamato l'autoambulanza. Mi trovavo sola in casa. Sono svenuta durante il tragitto in ospedale. E mi hanno operata. Ho rischiato di morire. Il batterio mi aveva già colpito in passato. Alle tonsille. Ha inoltre spiegato di essere stata abbandonata da tutti gli affetti più importanti della sua vita. Io stavo veramente male. Non sono qui a distribuire le colpe a nessuno. L'unica colpevole in questo caso sono io. Me ne rendevo conto, ma stavo male, e non sapevo come uscirne. Ho provato cannabis e cocaina. Volevo soltanto morire. Anzi no. A me non piace questa parola. Volevo spegnermi. Ad un certo punto, ho detto basta. Nina Morić ha quindi affrontato un impegnativo percorso di rinascita. Ed ha dichiarato. Ho abbracciato la solitudine. Ho dovuto attraversare la follia per trovarmi. Ed è stata la cosa più bella. Perché lì ho capito veramente che la vita troppe volte è data per scontata. Troppe volte ho giudicato. E troppe volte non mi sono perdonata. E invece c'è qualcosa di così spettacolare. L'universo che ci regala ogni giorno il respiro. E noi lo diamo così per scontato. La modella ha raccontato di essere stata completamente abbandonata sia dalla sua famiglia di origine che dal figlio Carlos. Ma quest'ultimo le avrebbe fatto recentemente visita in ospedale dopo mesi di distacco. Ad oggi, i rapporti tra i due sembrano aver raggiunto una parvenza di stabilità. Nina Morić ha infatti concluso. È parte di me. Dire che è la mia famiglia è troppo poco. E mi fa male che le persone pensino che l'ho abbandonato. Non farei mai niente del genere a mio figlio. Giudicare le madri è sempre sbagliato. Nessuna donna lo merita. Le madri in difficoltà andrebbero aiutate.